Buongiorno ragazzi o buonasera a seconda di quando vedete questo video. Oggi facciamo un get ready with me. Fatemi abbassare anche un po' l'inquadratura, se no alla fine ho sempre uno spazio gigante vuoto sopra la testa. Spero che non mi vediate troppo buia. Mi sono appena levata le sopracciglia, quelle brutte che ricrescono fuori dalla forma, perché con queste luci si vedono benissimo. Però il problema è che quando le levo poi gli occhi diventano sensibili, siccome ho le luci sparaflesciate in faccia, adesso sto tipo così che non riesco a tenere gli occhi aperti. Allora, inizio dicendovi che ignoriamo tutta la situazione capelli stamattina perché non ho tempo di lavarli stamattina, ma evidentemente sono tipo stile leoncino. Anzi, sapete che faccio? Me li leggo subito, anche perché fa caldo. E adesso sta arrivando il periodo in cui girare con queste luci inizia a fare davvero molto caldo perché queste luci si scaldano. Allora, iniziamo dal fondotinta. Anzi, no, voglio prima mettere il correttore per correggere le mie occhiaie, cioè non so se lo vedete quanto sono scure. Stamattina un sonnissimo, sono davvero stanchissima. Sono un paio di notti che, diciamo, quando arrivano le prime ore della mattina mi sveglio o comunque non dormo tanto bene. Perché siccome sta iniziando a fare caldo, sto iniziando a lasciare le serrande un po' alte per far passare l'aria, perché se no si soffoca appunto con le serrande tutte tirate giù. Il problema è che poi quando inizia a fare giorno tendo a svegliarmi perché non mi sono ancora abituata al fatto di dormire con la luce, magari appunto della mattina. Io poi non è che mi sveglio così tardi la mattina, però ovviamente mi sveglio quando è giorno, anche perché adesso le giornate sono davvero lunghissime e sono contentissima, mi piace un sacco l'estate, soprattutto questo periodo in cui appunto le giornate sono davvero lunghissime. Allora, adesso metto il fondotinta, indovinate quale utilizzo? Tan tan tan! Esatto, il Bourjois. Anzi, una ragazza mi ha scritto che si dice Bourjois, credo. Lo so, io e il francese siamo due cose proprio completamente diverse. Stamattina a quanto pare ho voglia di chiacchierare, quindi spaventatevi, perché quando Giulia ha voglia di chiacchierare esce fuori un video di 40 minuti. Non sto scherzando, ragazzi, soprattutto se siete nuovi sul canale, probabilmente non sapete che quando io chiacchiero, chiacchiero seriamente, tanto, anche troppo. In realtà sto facendo questo video, ma non è che mi sono prefissata degli argomenti di cui parlare, no? Magari solitamente quando faccio Get Ready With Me non ne faccio così tanti, perché non lo so, non so se vi interessano. In realtà poi quando li faccio ottengono anche buone visualizzazioni, quindi significa che vi interessano, però non so perché mi ritrovo a farne abbastanza pochi, cioè non ne faccio mai tanti. Quindi vi stavo dicendo, quando faccio Get Ready With Me, magari dico sì, vabbè, oggi parlo di questo, questo e questo. Stamattina invece ho detto, vabbè, accendo la macchinetta, è quello che mi viene. Dico, il che forse è ancora più pericoloso. Poi vado praticamente a tamponare il fondotinta con la spugnetta, perché levo tutte le striature che lascia il pennello. Potrei farlo direttamente anche con il pennello, però ci vorrebbe più tempo, quindi prendo la spugnetta, faccio direttamente così. E viene un risultato super mega uniforme e luminoso sul mio viso. Un paio di settimane fa ho avuto tipo uno sfogo di brufoletti, cosa che non mi è mai successa, cioè che a me non succede mai perché la mia pelle non, non lo so, non reagisce così, non tira fuori così tanti brufoletti, per fortuna. Magari me ne esce fuori tipo uno gigante, ma mai tanti insieme. E l'unica cosa che ho provato di diverso è stata la protezione per il viso, quella 50 di Yves Rocher. Ora, non voglio dire sì, è stata lei, perché non, cioè, dovrei riprovarla e vedere se mi dà la stessa cosa. Soltanto che l'ho applicata per 2 o 3 giorni consecutivamente. Uno, un giorno perché sono stata in piscina, mi sembra, e quindi l'ho messa sul viso, forse ero andata al mare, non mi ricordo. E un altro paio di giorni perché tipo sono andata a correre, perché ho iniziato anche a correre. Ecco, adesso vi racconto di quello che sto facendo del mio programma di allenamento. E insomma, è venuto questo sfogo enorme di brufoletti sul viso. Adesso mi sta passando.
Però, boh, forse è stata quella, a qualcun altro ha dato questo problema. Tra l'altro devo anche cambiare questa spugnetta perché sta iniziando a fare i puntini neri, ce l'ho da tantissimo tempo. E volevo aspettare che uscisse la palette nuova di Jaclyn Hill, la devo assolutamente comprare anche perché tra le altre cose oggi utilizzo la palette di Jaclyn Hill che è tipo la mia palette preferita di tutti i tempi. E appunto ho detto aspetto che esce quella, così compro direttamente anche un paio di queste spugnette che a me piacciono tantissimo per applicare il correttore, perché essendo più dense di quest'arancione, che cosa succede? Vanno a pressare meglio il correttore e lo fanno diventare più coprente rispetto a quest'altra spugnetta. Insomma, non mi ricordo che cosa vi stavo dicendo, perché come al solito ho aperto 50 discorsi insieme. Sembra facile parlare da soli, però vi posso assicurare che non lo è, perché dovete intrattenere il discorso da soli, non c'è nessuno che vi fa le domande o che vi dice sì, stavi dicendo questo, o che ti chiede le cose mentre parli, quindi siccome io sono una persona che chiacchiera molto, come avrete capito, praticamente molto spesso apro 6.000 discorsi insieme e poi non mi ricordo che cosa stavo dicendo. Boh, vi stavo dicendo comunque anche che ho iniziato ad andare a correre. Ho comprato le scarpe da running, quindi devo assolutamente andare a correre. Il problema qual è? È che a me non piace correre, cioè io posso fare 6 ore di allenamento con i pesi, a corpo libero, ma andare a correre per me è proprio una grande forzatura. Mi sono ripromessa di farlo, mi sono comprata le scarpe da running, quindi appunto devo assolutamente farlo perché ho speso dei soldi per quelle scarpe. E piano piano sto iniziando, calcolate che ho iniziato a fare 3 volte ginnastica a casa e mi sono andata a studiare, cioè sono andata a cercare dei video di personal trainer, diciamo americane, ne ho trovate un paio che mi piacciono un sacco e appunto seguo degli esercizi che fanno vedere loro sul loro canale YouTube, sul profilo Instagram e mi stanno piacendo un sacco. Secondo me la cosa fondamentale per riuscire ad allenarsi con costanza è comunque trovare dei programmi di allenamento che vi piacciono. Quindi sto facendo un paio di volte a settimana esercizi con i pesi e a corpo libero e poi una volta a settimana, diciamo me la gestisco un po' quando ho tempo, vado a correre. E niente ragazzi, ci sto provando, il problema è che sono proprio una cacchetta a correre, cioè tipo muoio subito, però dai piano piano magari riuscirò ad allungare. Il fatto è che non piacendomi correre, cioè riesco a correre ancora di meno di una persona che lo fa con piacere. Tra l'altro ho acquistato anche un autoabbronzante, perché quest'anno voglio provare appunto ad usare l'autoabbronzante, visto che non l'ho mai utilizzato, cioè proprio io in vita mia non ho mai usato un autoabbronzante, anzi in realtà l'ho usato una volta quando lavoravo da Sephora, c'era Vita Liberata che aveva inviato a tutte le dipendenti un diciamo barattolino piccolino di autoabbronzante. Il problema è che non sapevo come si usava. L'ho usato tipo un po' a cavolo e mi ricordo che infatti non avevo fatto niente. Forse l'avevo messo, l'avevo tipo sciacquato subito, non lo so, avevo fatto un disastro. Comunque, siccome non ho mai utilizzato autoabbronzanti, però quest'anno vorrei abbronzarmi, ma senza stare tante ore sotto al sole. Vi ho fatto il video su i danni che può provocare il sole, insomma su come prendere il sole, ma siccome quest'anno sono anche parecchio impegnata, perché scoprirete tra un po' di tempo quali progetti sto lavorando, non posso ancora dirvelo, però spero insomma che vi piaceranno. E appunto non ho tantissimo tempo per andare al mare, comunque non è che mi va di stare 6 ore lì a prendere il sole, perché proprio ragazzi non mi va, a parte che, vi ripeto, guardate il video, ve lo lascio qui, su come prendere il sole, già sono passati 9 minuti. E quindi vi ho chiesto su Instagram un buon autoabbronzante per chi appunto lo utilizza magari già da un po' di tempo. In tanti mi hanno consigliato l'autoabbronzante di St. Moritz, mi sembra si chiami così, e quindi l'ho acquistato su Amazon con il guantino e vorrei fare una specie di try on del tipo
provo per la prima volta l'autoabbronzante. Fatemi sapere se vi può interessare come video. Ora metto un po' di blush, utilizzo questo qui di H&M. Ragazzi, i blush di H&M sono carinissimi e costano poco, perché mi sembra che sono intorno agli 8-9 euro. Io utilizzo questo qui che è nel colore Apricot, che però da quanto ho visto non fanno più, ed è un peccato perché è bellissimo, perché è una carnagione chiara. Questo blush è davvero molto molto bello, perché è delicato però allo stesso tempo si vede, non si rischia di fare l'effetto Heidi, perché questi blush non sono super pigmentati. A me non piacciono i blush super pigmentati perché sono più difficili da gestire, non voglio un effetto pugno rosa sulle guance, voglio un effetto di guance leggermente arrossate, come se, non lo so, appunto, mi sento in imbarazzo e mi si arrossano le guance. Quello è l'effetto che voglio ottenere. Utilizzo anche questa palette di NYX come illuminanti, che è da un sacco di tempo che non la uso, e voglio prendere il colore più chiaro. Ragazzi, ma li state seguendo i mondiali? Io sinceramente fino a un paio di giorni fa proprio non li stavo seguendo. Poi invece ho iniziato a guardare un paio di partite e mi sto appassionando. Io l'ho detto, sono curiosa di sapere che cosa pensate voi. Secondo me quest'anno i mondiali li vince il Belgio. E ieri stavo vedendo la partita Belgio-Giappone, quando il Giappone ha fatto tipo 2-0, ho detto oddio, adesso il Belgio esce con il Giappone. Poi ho detto no, sono sicura che vince, non lo so perché mi sento così, non è che io tifi per il Belgio, non conosco neanche un giocatore appunto del Belgio, però secondo me vincono loro, quindi sono curiosa, fatemi sapere, facciamo questa scommessa, vediamo chi indovina, fatemi sapere qui sotto secondo voi chi vincerà i mondiali. Però c'è anche da dire che vedere i mondiali senza l'Italia, ragazzi, non si può proprio, cioè, non si possono proprio vedere. Mannaggia, mi è dispiaciuto un sacco che l'Italia non è entrata almeno nei gironi, perché così veramente dici sì, lo guardo, ma per chi tifo? Per nessuno. Ora faccio le sopracciglia, ma siccome devo concentrarmi e mi avvicinerò allo specchio, probabilmente non parlerò mentre le faccio, ci vediamo tra un secondo. Ok, passiamo al trucco degli occhi. Allora, sotto il sopracciglio e nell'angolo interno dell'occhio metto questo qui che è il Brighten Up di Essence. Mi sta piacendo un sacco anche appunto per illuminare la zona qui sotto il sopracciglio, e costa davvero pochissimo questo prodotto. Ragazzi, mi stavo quasi dimenticando, calcolate che adesso mentre sto girando questo video siamo vicinissimi ai 30.000 iscritti, ma ancora in realtà non siamo 30.000, vi dico esattamente quanti siamo mentre sto girando questo video, siamo 29.872, quindi probabilmente quando uscirà questo video avremo raggiunto i 30.000 iscritti. Ora non voglio dirlo perché in realtà, siccome i video ovviamente li devo girare prima, devo avere il tempo di montarli e di caricarli, però potremmo essere 30.000 mentre esce, cioè quando è uscito questo video. Se così fosse, ragazzi, grazie mille, a parte grazie anche se non siamo 30.000, vi ringrazio tantissimo. Poi la cosa bella è che mi mandate su Instagram, su Facebook, un sacco di messaggi in privato davvero carinissimi, cioè non potete capire quanto vi fanno piacere, siete gli iscritti migliori che possa desiderare. Veramente, quindi grazie con tutto il cuore, sia che siamo arrivati a 30.000, sia che non ci siamo arrivati. Voglio fare un trucco semplice, perché oggi non è che chissà dove devo andare, devo lavorare al computer e poi accompagnare mia mamma dall'oculista, quindi non è che devo avere un trucco super mega wow. Allora, prendo, fatemi vedere, un mix di questo e questo colore qui, e lo mettiamo nella piega dell'occhio. Sono curiosa di sapere anche se qualcuno di voi è già andato in vacanza, oppure se andrà a breve. Io quest'anno non so se riesco ad andare, purtroppo. Vedremo come andranno le cose, perché ci sono un po' di retroscena che me lo impediscono. Però, non lo so, può darsi anche che riuscirò verso settembre o fine agosto, vi terrò aggiornati. Però sono curiosa di sapere se voi state già preparando le valigie per andare in vacanza e dove andate. Voglio sognare un po' attraverso di voi. Tra l'altro io ho la mente talmente occupata in questo periodo che sinceramente non so neanche se riuscirei, anche se potendo andare, non so se riuscirei ad andare.
non so se mi sono spiegata, però ho un sacco di cose da fare e appunto non posso dirvele adesso, e ve le dirò tra un po' di tempo se appunto le cose procedono, ma spero di sì. Allora, proseguiamo. Che colore applichiamo? Allora, metto questo colore qui, va? Questo qui lo metto per intensificare leggermente la piega dell'occhio, anche se vi ripeto, non voglio un trucco molto forte, anche se forse lo sta diventando perché poi mi sto lasciando prendere la mano. Ah, forse sì, ve l'ho detto prima. Sto utilizzando la palette di Jaclyn Hill, cioè quando voglio qualcosa che abbia tutto all'interno, prendo questa palette perché è veramente molto completa e mi permette di realizzare qualsiasi look sui toni del marrone. C'è anche un accenno di colore, però se voglio un trucco sul marrone, sia caldo, oddio, freddo non c'è tanto qui dentro, però se voglio un bel trucco sul marrone, qui dentro c'è tutto quello di cui ho bisogno. E stavo pensando anche, fatemi sapere se vi può interessare, di girare un video. Aspettate che vi dico anche quale ombretto metto. Prendo questo rosino qui luminoso, lo metto con il polpastrello direttamente. Stavo pensando di girare un video di tipo all time favorites, cioè le cose di cui non potrei assolutamente fare a meno. Cioè, se dovessi scegliere un prodotto per categoria da utilizzare per il resto della mia vita, quale sceglierei? Così, secondo me questo video è davvero carinissimo perché in questo modo chi guarda il video riesce a capire che cosa piace davvero allo youtuber che sta girando il video. Perché sapete, magari si parla sempre di tanti prodotti insieme, però poi non si riesce a capire bene se ti piace più questo o più quest'altro, perché un giorno si parla bene di un prodotto, un altro giorno si ne parla bene di un altro, però poi qual è quello che realmente utilizzi tutti i giorni e di cui non potresti davvero fare a meno? È quel prodotto che se finisci lo ricompreresti subito? Quindi fatemi sapere se vi può interessare, secondo me è un video carinissimo, però appunto siccome i video li guardate voi, come sempre fatemi sapere voi che cosa vi interessa. Piccola domanda per voi, se vi va di condividere la vostra esperienza, se c'è qualcuno che l'ha fatto, c'è qualcuno di voi che ha fatto il filler qui nella zona degli occhi? Ve lo chiedo perché sinceramente io sarei molto interessata a farlo, perché vi spiego bene. Il filler qui sotto nella zona degli occhi io mi sono un po' documentata. Non è che è una roba tipo che modifica l'aspetto come se fa delle iniezioni sugli zigomi, sulle labbra. Semplicemente è come se avesse il correttore già applicato, cioè va a togliere la fossa che c'è qui nell'occhiaia. Vedete se io inclino il viso quanto si vedono le mie occhiaie? Purtroppo, avendo quest'occhio simil asiatico, le mie occhiaie si vedono ancora di più e, come vi dico sempre, dal video non si vede quanto le mie occhiaie sono scure, nella realtà, ma è una cosa che a me davvero dà molto fastidio, soprattutto perché se sono struccata sembra quasi che sto male. Sapete quante persone me lo dicono? Ma stai bene? Sì, sto bene, ho solo le occhiaie scure. Quindi sarei interessata a sapere se vi siete trovati bene, se vi siete trovati male, se è stata una cosa che rifareste. Magari anche quali sono i prezzi, cioè se vi va di condividere la vostra esperienza, se vi siete trovati bene, con quale dottore l'avete fatto, magari se siete qui di Roma. Mi interesserebbe davvero molto saperlo perché per me sarebbe una figata pazzesca non avere più queste occhiaie che mi fanno sentire e apparire stanchissima anche se non lo sono. Purtroppo è così. Quindi ci sto pensando, però vorrei sapere anche l'opinione di qualcuno che già l'ha fatto. Ora metto il mascara sia sopra. Anzi, no, 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 non metto il mascara. Ora con un pennello angolato prendo il colore più scuro, questo qui, prima del nero, che non è marrone come si può sembrare dal video, ma in realtà è una specie di viola scuro. Cioè, non una specie, è un viola scuro. Mannaggia a me. E faccio la codina qui nell'angolino esterno. Se non avete tempo di mettere l'eyeliner, però vi piace comunque l'occhio allungato e magari avete anche poco tempo quando vi truccate, questo è un bel trucchetto. Basta che fate la codina con un ombretto scuro, subito l'occhio sembrerà molto, vedete, sembra subito più a mandorla e più allungato. Io questa è una cosa che faccio molto spesso perché avendo già gli occhi a mandorla mi piace comunque enfatizzarli ancora di più.
No, ragazzi, ma che ridere, questo ve lo devo raccontare perché magari voi non vedete tutti i commenti sotto i video. Ma sapete quante volte mi è capitato che sotto i video, tipo, le persone mi hanno scritto: "Hai gli occhi troppo all'insù"? Scusate, con il trucco proviamo sempre a farli all'insù e allungati, io che ce li ho non vanno bene, ok? Mi hanno detto: "Hai gli occhi all'insù perché usi l'eyeliner o cose che te li allungano ancora di più", cioè delle robe che tipo io li guardo e mi fanno troppo ridere. O gente che tipo mi scrive: "Ah, siccome hai gli occhi all'insù devi fare la sfumatura orizzontale invece che in obliquo verso l'alto. Queste sono le basi del make-up", siccome me lo scrivono. Ho visto tipo dei truccatori perché a fianco al nome c'era scritto tipo make-up artist, qualcosa del genere. Comunque me lo ricordo bene. Tesoro mio, se faccio la sfumatura in orizzontale sul mio occhio, lo abbasso? Cioè, sembra all'ingiù invece che all'insù, sono tipo le basi del make-up. Comunque, anche quando mi hanno truccato alcuni truccatori, quando ho fatto delle lezioni, cioè da allieva, non ho insegnato io, mi è capitato che mi hanno truccato dei truccatori anche abbastanza importanti, mi hanno fatto la sfumatura in orizzontale, ragazzi, non mi si poteva guardare, tipo sono uscita da lì, mi ricordo un mio amico mi fa: "Ma che, come ti sei truccata? Che cosa ti sei fatta? Non me lo sono fatto io". Perché il mio occhio è molto difficile da gestire se non lo si conosce. Solitamente per allungare l'occhio su un occhio normale, ecco, mi sono fatta pure le godine storte perché c'ho lo specchio a 1 metro. Solitamente per allungare l'occhio su un occhio normale si fa la sfumatura in orizzontale, magari leggermente verso l'alto sul mio occhio. Se si fa in questo modo, siccome il mio occhio è già in obliquo, praticamente lo si va ad abbassare, si deve seguire la forma dell'occhio. Niente, vabbè, era semplicemente così per chiacchierare, perché questo video appunto è fatto per chiacchierare, ma non so chi sarà arrivato a questo punto, sono passati già un sacco di minuti. Metto il mascara al volo e lo faccio senza riprendermi, perché sono sicura che se lo facessi mi sporcherei, succede tutte le volte che mi riprendo per i tutorial. Allora ragazzi, praticamente questo è il trucco completato, non metto il rossetto perché tanto per il momento non devo fare nulla, poi lo metterò dopo forse quando uscirò, ma non so neanche se oggi lo metterò, non credo. E vi volevo dire, siccome questi giorni ho tipo una voglia matta di sushi, a me piace follemente, ho scoperto anche un posto dove lo fanno molto buono per chi è di Roma, è un ristorante che sta dietro Euroma che si chiama Ayuko, mi sembra, qualcosa del genere. Comunque si mangia davvero benissimo, è un all you can eat, non di quelli con la roba che passa sul nastro, che secondo me non è proprio il massimo perché il pesce crudo sta fuori dal frigo per troppo tempo. Comunque si mangia benissimo, si paga anche poco, cosa fondamentale. Però per chi è di Roma, sono curiosa, mi fate sapere se c'è un ristorante in cui si mangia il sushi proprio buono, 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 anche se è uno di quei ristoranti in cui magari si spende di più, però una volta vorrei andare a mangiare il sushi in un posto dove lo fanno veramente buonissimo, perché mi piace un sacco, quindi sono curiosa di sapere se c'è un posto in cui mi consigliate di andare. Io lì vi consiglio di andare perché mi sono trovata molto bene e c'è anche un secondo ristorante della stessa catena che ho scoperto ieri, sta sulla Cristoforo Colombo, quindi siccome quello lì dietro Roma lo stanno tipo rifacendo, non so che lo stanno ristrutturando, stanno facendo dei lavori, probabilmente adesso mi tocca andare in quell'altro posto perché tipo ho una voglia matta di sushi. Anche se oggi non riuscirò ad andarci, vediamo, non lo so, nei prossimi giorni. Niente, ragazzi, questo è il trucco completato. Spero che c'è qualcuno che sia arrivato a vedere il video in questo punto. Se il video vi è piaciuto, come al solito, ricordatevi di spolliciare o di iscrivervi al canale. Io vi mando un grandissimo bacio e vi abbraccio fortissimo. Ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Mua! Ciao!